Per i parchi reali questo bando forestazione che opportunità offre? Come sarà possibile incrementare la copertura arborea del vostro territorio? I parchi reali sono collocati dove c'erano le vecchie riserve di caccia, le storiche riserve di caccia dei Savoia, quindi Parco La Mandria, Parco di Stupinigi, ex riserve di caccia e anche Vauda e altri territori. La fortuna è che La Mandria e Stupinigi sono state acquistate dalla Regione Piemonte per una buona parte di territorio. In Mandria in particolare abbiamo 1780 ettari, tutti di proprietà della Regione Piemonte, dove recentemente nel 95 si è aggiunto un nuovo territorio che si chiama ex area laghi, dove effettivamente è assolutamente necessario impiantare nuovi alberi, nuove possibilità di riforestare delle aree. Sono aree infatti in parte degradate, che sono state acquistate per essere rinaturalizzate, dove esistevano dei vecchi impianti di pioppi clonali che ormai sono assolutamente decadenti, che però non hanno permesso la crescita di nessun tipo di arbusto neanche, perché l'altro guaio del Parco La Mandria è che se non c'è una forte pressione dei cervi abbiamo poca rinnovazione, quindi faremo un intervento mirato salvando questi giovani alberelli, giovani piante, arbusti, proprio dall'essere brucati, e impianteremo diversi ettari. Parliamo di almeno 10 ettari di nuovo bosco che sarà un polmone in più per Torino, che ha già un grosso polmone nel Parco La Mandria. Quindi questo aumenterà la fruibilità di queste aree? Le aree nel tempo sono state rese sempre più fruibili, molti sanno che abbiamo aperto anche l'area dei laghi qualche anno fa con dei percorsi nuovi, abbiamo attualmente 40 km di percorsi pubblici sempre aperti all'interno del parco, salvo i casi di calamità naturali che ormai sono frequenti ma sono veramente alcuni giorni all'anno, per il resto del tempo è un posto ideale per camminare, correre. Domenica abbiamo fatto una camminata da Venaria a Lanzo di 25 km a cui hanno partecipato 1500 persone, e cerchiamo di stimolare tutti a usare questi sentieri e questi percorsi.